Ben ritrovati amici, nuovo video. L'argomento di oggi è come alcuni youtuber abbiano completamente rinnegato ciò che erano e ciò che li ha resi famosi, finendo così per autodistruggersi. In Italia uno dei casi più famosi, se non il più famoso, è quello di Zeb. Zeb è stato lo youtuber che più di chiunque altro ha dato vita a decine di meme, conosciute e utilizzate anche da chi non lo seguiva. Ancora oggi ci sono persone che si recano in pellegrinaggio a Bibbiena, sua città natale, per vedere i luoghi dove è nata la sua leggenda. È stato uno dei primi a fare le live su YouTube, guadagnando parecchi soldi e portando molti altri a tentare la stessa fortuna. Mi avete donato un totale di 1500 euro! So soldi! Il picco è stato qualcosa come 15.000 persone in live, roba da matti. Oggi invece, quando va bene, fa 300 spettatori. Come molti di voi già saprete, il suo declino è iniziato su Twitch, ostinandosi a portare sempre lo stesso gioco, rinnegando la sua community storica e iniziando a fare le live solo in inglese. This is an English channel. It's never, ever, 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 ever going back to Italian ever. Devo dire però che in questo caso io apprezzo molto la sua coerenza. Se Zeb tornasse sui propri passi, se si scusasse, se facesse qualche ospitata al Cerbero o dal marito della Ferragni, sono certo che tornerebbe a fare grandi numeri e a guadagnare decisamente bene. Invece ha deciso di andare avanti per la propria strada, contro tutto e contro tutti. Ma non è di Zeb che io oggi vi voglio parlare in questo video, ma di Ethan Klein, un famosissimo youtuber americano. Ma prima di iniziare il video, se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi al canale e a unirvi al gruppo Discord. E se vi va, potete sostenere il canale donando anche solo 2 euro sul mio Patreon o Buy Me a Coffee. E ora torniamo al video. Ethan Klein, conosciuto per il suo famosissimo podcast H3, ha collezionato milioni di iscritti grazie a gag demenziali e una tagliente ironia. Dal 2010 al 2020 il suo canale, gestito insieme alla moglie Hila, è cresciuto in modo esponenziale, tra reaction e commentary spesso politicamente scorretti. A livello politico, fino al 2020 ha sempre dichiarato di essere una persona moderata, di sinistra, contraria alla cancel culture e a totale favore della libertà d'espressione. Com'è potuto allora cambiare così tanto? I primi cenni di ipocrisia li diede nel 2017, quando il suo amico PewDiePie si lasciò sfuggire l'impronunciabile N-word in live. Ethan lo attaccò, definendolo ingiustificabile. I don't think Felix is a racist person, but god damn, he really kind of just was really comfortable using that word. If you joke around with your friends privately, but god damn, dog, you're freaking live streaming. It's completely indefensible this time. Forse Ethan dimenticava di avere lui stesso alle spalle una lunga serie di affermazioni razziste ben peggiori, N-word inclusa. If there's 8 dudes on security and they're all black, I think that's worth noting. I mean, they were all like 6'5", black dudes. That's terrifying. Does a 6'5 black dude scare you more than a 6'5 white dude? No. Is it supposed to? How do I get out of this? A little 8-year-old girl and a big, giant black man. Perfect board. It's just a wonderful string of words. I love that I can just say nick fact. Fuck you, nick fact. Damn, he really kind of just was really comfortable using that word. What kind of shit is that? Un'altra vicenda dalla quale Ethan è uscito piuttosto male è il confronto con Steven Crowder, youtuber con oltre 5 milioni di iscritti e che molti di voi conosceranno per il famoso meme Change My Mind. Dopo essersi accordati per fare un confronto live, Ethan Klein from H3, Ethan, thanks man for making the time. So where do you think that I'm wrong on that? Passati alcuni secondi, Ethan se n'è andato, collegando al suo posto il troll Sam Cedar. Oh, there he is! Oh no, Sam Cedar! What a fucking nightmare! I had no idea this was going to happen! Flashback. I bet this guy's gonna do anything he can to avoid actually debating. He's probably gonna bring someone else on, like a fan of that Cedar character. Oh no, Sam Cedar! In seguito Ethan si è difeso dicendo che non c'era mai stato alcun accordo di fare un confronto leale uno contro uno, venendo però smentito da Crowder, il quale ha mostrato lo scambio di email regalando così a Ethan una seconda figuraccia. Di recente Ethan ha sposato la battaglia politica per disarmare i cittadini americani, invitando pure a colpire con una bomba il meeting del NRA, l'associazione degli appassionati di armi. Do we have any insight into what they're actually talking about there at the NRA meeting that's today in Texas? Someone should bomb that building. Ed è curioso, dato che questo che vedete giocare con pistole e fucili non è uno che gli somiglia molto, ma è proprio lui.
All'interno del suo canale, Ethan portava spesso interviste e dialoghi con personaggi del mondo culturale americano. Uno di questi fu Jordan Peterson, psicologo e professore diventato famoso nel 2016, quando si oppose a una legge canadese che voleva imporre alle persone l'utilizzo dei pronomi scelti da ogni individuo. A inizio 2022, Ethan, ormai entrato in stretta amicizia con l'amministrazione di YouTube, ha cancellato le due conversazioni avute con Peterson, definendolo un pericoloso ponte verso l'estremismo e la disinformazione. E fu proprio in quell'occasione che lo stesso Peterson mise in guardia Ethan. Ti devo avvertire che coloro che abbracciano la cancel culture generalmente vivono poi per pentirsene. Sarai obbligato ad avere standard etici sempre più alti, impossibili da mantenere, dalla stessa folla che ora cerchi di compiacere, e prima o poi farai un errore e loro ti divoreranno. Ti prego, prendi seriamente questo mio avvertimento. Mi piacevi. Emotional damage! E fu così che, dopo aver perso il proprio pubblico storico ed essersi circondato di più fanatici sostenitori della cancel culture, gli è bastata una battuta su questo tizio. Vabbè, non faccio commenti su James Charles, altrimenti mi chiudono il canale. Gli è bastata una battuta e il suo nuovo pubblico, per nulla permaloso, lo ha massacrato e ha gridato ai suoi sponsor di abbandonarlo. E così è stato, nonostante le sue scuse di convenienza. Today we have no sponsors because I am an existential threat to gay rights. Abbandonato dai suoi sponsor e in costante declino di spettatori. Nell'ultimo periodo ha gestito un podcast con Hassan Piker, nel quale giocano a fare i rivoluzionari anticapitalisti dalle loro ville da milioni di dollari. Questa che vi ho raccontato è la storia di Ethan Klein, da controverso ma libero youtuber a sostenitore della cancel culture sulla via del tramonto. That's insane.